Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche e Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buon pomeriggio, sono le 15 e puntualmente partiamo con l'ennesima puntata di Calcionate Flash. A condurle, come sempre, ogni venerdì pomeriggio, Vincenzo La Corte e Salvo Russo. Buonasera, Salvo. Buon pomeriggio, Vincenzo. Eccoci qui, siamo pronti per darvi le ultime, per avere anche i vostri commenti, interagire con voi. Ricordiamo che siamo sempre in onda sui canali 15 e 18 del digitale terrestre per quanto riguarda le frequenze Sicilia, poi la stessa tecnologia, canale 268 per le frequenze nazionali, naturalmente il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, poi ancora le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, la piattaforma social per eccellenza, ovvero Facebook, sulla pagina di Calcionate, i commenti in casa rossazzurra, le ultime arrivate in casa Globus, che sono Local TV e Cyber TV, per consentire ai nostri fratelli rossazzurri di potersi guardare la programmazione. Naturalmente dal cellulare, come sempre, basta scaricare l'app Globus Network Italia. Detto questo, rimane però ancora un numero, Salvo. Rimane il numero, il nostro numero WhatsApp, mandate anche qui sulla nostra piattaforma i vostri messaggi, 340 051 1286, per interagire con noi. Perfetto. E allora partiamo. Da dove cominciamo? Fresca? Cominciamo dalle dichiarazioni di Mimmo Toscano, le dichiarazioni prepartita, perché già vigilia di questa terza giornata, un incontro importante, quello di domani, che si gioca a Biella contro la Juventus Next Generation. Vediamo e ascoltiamo quello che ha detto Mimmo Toscano. Il Catania ha lavorato bene, concentrato, determinato, visto i ragazzi sereni, tranquilli, perché il difficile non è il primo passo o la prima vittoria, il difficile è rimanere concentrati, non perdere di vista le motivazioni, non perdere di vista il tuo obiettivo, quindi questo è un passaggio fondamentale che i ragazzi l'hanno capito. Noi non dobbiamo essere figli di un risultato, ma figli di un processo di miglioramento costante e continuo a 360 gradi. Deve essere un lavoro a più livelli, come calciatore, come persona, come gruppo, e crescere continuamente. E dobbiamo lavorarci ogni giorno sotto questo aspetto, e i ragazzi hanno capito che la strada giusta è questa. La Juventus Next Gen è una squadra, è un progetto molto interessante. Io ho avuto la possibilità di incontrarli la passata stagione, hanno sempre strutturato squadre di gamba, di fisicità e di grande tecnica. Magari potranno avere qualche difficoltà all'inizio nel processo di crescita di questi giovani, ma gli ultimi risultati hanno detto che è una squadra molto imprevedibile, da metterci la massima attenzione, perché sarà un test molto importante per noi, per alzare il nostro livello e la nostra asticella. I miglioramenti li ho visti già nella partita col Benevento, nella circolazione della palla, nel ritmo, nell'intensità, nell'aggressività. Dobbiamo crescere nelle scelte, farle più produttive, nella continuità di rendimento, di alzare il minutaggio, essere intensi per più di 60-70 minuti, far crescere chi è ancora un pochettino più dietro dal punto di vista della conoscenza, soprattutto della squadra e dei compagni. Però vedo una squadra concentrata, sul pezzo, e hanno capito che la resistenza mentale in questo campionato, ma a prescindere in questo campionato, ma sempre nel calcio, e la continuità dei risultati fa la differenza, e noi dobbiamo capitalizzare la vittoria col Benevento. La situazione degli indisponibili è in netto miglioramento, non riusciamo a recuperare per questa partita nessuno dei cinque indisponibile la passata partita, però credo che siamo in via di risoluzione dei problemi. La parola chiave della partita è stare sempre sul pezzo,
la massima concentrazione, non mollare qual è la motivazione del nostro che ti porta al nostro obiettivo che ci abbiamo dal primo giorno che ci siamo riuniti, e dare continuità di prestazione e di risultato, che è la cosa più importante. Di studio abbiamo ascoltato le parole del mister un po' a largo raggio, no? Sulla situazione psicologica, la situazione mentale, la situazione fisica, chi ha ancora un minutaggio più breve, chi purtroppo non sarà ancora della partita, e poi magari approfittiamo. Ha parlato della Juventus Next Generation. A proposito di Juventus Next Generation, vediamo un po' il campo che ci aspetta, che è quello di Biella. Ecco, Salvo? Lo stadio. Salvo, io uno stadio del futuro, abbastanza futuristico. È stato un momento di. Abbiamo sbagliato, siamo passati in un programma di meccanica di precisione. Sì, sì, sì. Ecco, dai, regista Birbone, mettici comodi nel nostro posto in mezzo al campo. Dai, eccolo qua, ecco qui lo stadio di Biella. Che... Lo stadio Pozzola Marmora di Biella. Eccolo qua. Sarà teatro domani. Ecco, siamo al nostro posto nello stadio della Juventus. Sarà teatro domani alle 18:30 di questo atteso match tra Juventus Next Generation e il Catania. Una posizione di classifica, la presentazione del match in qualche modo l'ha già fatta Toscano, no? Sì, dicendo sì. Che questa è una partita importante per capire no, a questo punto dove vai. Il campionato sì. Del Catania sembra un paradosso, ma alla terza giornata comunque il Catania ha già affrontato sfide di un certo livello, probanti e non a pieno e non con un pieno, e non a pieno organico, diciamo, organico. Quella col Benevento è stata, no, lo abbiamo già detto anche in sede poi di commento martedì nella consueta puntata di Calcionate, nella consueta puntata diciamo, dove si postergata per motivi diciamo di partita, ma in questo caso sì. Adesso c'è la Juventus, altro test molto importante, impegnativo, perché la Juventus è partita con i favori del pronostico, anche se è una formazione giovane, come del resto parecchie altre formazioni di questo girone. Ed è una formazione strana, sì. Nel senso che in campo questi ragazzi evidentemente giocano anche per divertirsi. Sì. La testimonianza sta nel fatto che, se vediamo lo score delle ultime partite, la Juventus ha segnato 6 gol, quindi attenzione perché l'attacco lì davanti fa paura. Scherza. Però è anche vero che dietro la difesa un po' balla. Ha qualche debolezza. Sì, perché sono anche in quel caso 6 le reti subite, ecco. Nei due incontri finora disputati. E mi pare che sia l'unica squadra che abbia questo score identico. Sì. Successo in rimonta per la Juventus. Ah, ecco, c'è anche qualche immagine. Sì, vediamo come supporto anche le immagini dell'ultima gara, quella vinta in esterna praticamente. A no? Caserta, sì. E vinta dalla Juventus in rimonta. Con una clamorosa rimonta. Con una clamorosa rimonta, grazie alle reti di Da Greca, anche lei su calcio di rigore, stiamo vedendo. Ecco, visto adesso. E poi attenzione a Papadopoulos, perché. Una bella staffilata da fuori. Si dice un gran bene. Juventus che aveva perso il primo incontro invece in casa. Inaspettatamente col Cerignola, no? All'inizio sembrava una partita con la capolista Cerignola. Poi il Cerignola però si sta, sta mostrando di avere dei numeri importanti. Insieme al Picerno questa accoppiata di testa. Sì, e comunque la Juventus è una di quelle squadre un po' bizzarre e pazze. Sì. Dall'altra parte c'è il Catania che ha confermato di avere una difesa solida. Secondo clean sheet per Betters, insieme al Sorrento, il Catania è l'unica formazione che non ha subito reti. Quindi questo è testimoniare del fatto che la solidità del reparto difensiva è un punto di riferimento una importante. Forza, sì. Lì davanti probabilmente, anzi sicuramente, anche per questa partita non disporremo di attaccanti di ruolo, perché tra gli indisponibili, lo dicevamo poc'anzi, no, il mister stesso ha detto ben 5, no? Ha confermato 5 e nessuno dei 5 sarà disponibile, quindi per rapidamente questa partita no, probabilmente qualcuno si potrà recuperare strada facendo per la prossima partita, quella
interna. Al lungodegente d'Andrea, che ormai è l'unico lungodegente, perché ricordiamo, poverino, si è fatto male sin da subito. Sì. Aggiungiamo gli altri sono Gera, Verna, Montalto, sì, e Popovic. E lo stesso Popovic. Quindi tre attaccanti sono out in questo, infatti, in questo caso. A meno che il mister riproponga Stoppa, no? Con funzioni di... Potrebbe riproporre Stoppa. Inglese, diciamo. Sì. Però ambedue sono quelli che forse... C'è inglese che naturalmente non è quel ancora... minutaggio scadente, diciamo, sì, sì, più scarso dal punto di vista. Beh, qualche chance in più in effetti per Stoppa. Per Stoppa, io perché direi, ha già mostrato di avere gamba, di avere una certa lucidità. Si è mosso molto. Inglese è chiaro che deve recuperare la migliore condizione. Inglese è stata una seconda punta un po' anomala, perché è piuttosto ferma, quindi sicuramente questo... Sì, ma in quel frangente c'è anche da considerare che Inglese è entrato... È stata solo una mossa tattica per mostrare che non avevamo paura, io penso. Assolutamente. E comunque Inglese col Benevento ha fatto minutaggio, ma è entrato in un momento particolare della partita, quando il Benevento spingeva di più molto, e il Catania giocava in contropiede. Quindi comunque è importante anche... la scelta di Toscano di inserire sia appunto Inglese che Stoppa. Potrebbe riproporre per te quella stranissima soluzione di Lunetta, falso 9? Secondo me in partenza sì, dovrebbe essere la stessa formazione senza grandi variazioni, tenendo conto che appunto anche a centrocampo non c'è Verna, che potrebbe essere, no, il sostituto naturale di Sturaro. Sì. Ma lì davanti a centrocampo comunque il Catania dispone di altre... Proprio adesso abbiamo visto l'impresa di Sturaro, sì, sulla linea di porta. Questa resterà... per la stagione. Per la stagione, sì, è stata sicuramente... Sperando di non dover prendere altre botte di paura più eclatanti, però mi auguro... No, assolutamente. Va bene. E Lunetta, dicevamo, ma come Guglielmotti... Carpani, che è rientrato a pieno servizio, comincia finalmente ad avere qualche piacevole soluzione su cui pensare il mister, no? Finalmente comincia ad avere le alternative, ad esempio Lunetta rientrando al suo ruolo è la chiara alternativa ad Anastasio, no? Perché forse su Anastasio devo fare proprio il pelo, devo dire che è stato l'unico un pochettino sotto gli altri tutti eccezionali, forse Anastasio un po' sotto le attese rispetto alle precedenti partite, però no, nulla di che, nulla di grave assolutamente. No, avere un Lunetta che addirittura fa l'attaccante, altro che se si può proporre per la fascia della sinistra. Il discorso Anastasio potrebbe essere completato in questo modo, cioè nel primo tempo è chiaro che Anastasio è rimasto più dietro, è rimasto più in copertura perché Guglielmotti spingeva tantissimo e perché dall'altra parte si preferiva quella fascia che funzionava molto bene, c'era una bella armonia in quella catena lì, funzionava a meraviglia e probabilmente è stata anche questa la scelta, un aggiustamento. Sì, nella ripresa Anastasio si è fatto anche vedere un po' di più pervosi, più propositivo, più per... però in difesa chiaramente il ruolo lì a fare l'esterno, no? Non mi è dispiaciuto. Certo, al di là di questo, nella valutazione generale, nel complesso di quella che è stata la prestazione fornita dalla squadra, probabilmente lui ha avuto un mezzo punto in meno rispetto agli altri, se vogliamo metterla così, però certo, alla fine... la squadra ha mostrato comunque di avere una certa solidità, di avere una certa anche propensione offensiva, oltre ad avere, come abbiamo detto, la solidità di un reparto difensivo che al momento ci sta dando punti certi, no, di riferimento. Perfetto, noi siamo seduti, accomodati sul campo di Biella e da Genova ci saluta e ci dice un bel forza Catania Toni Alticozzi, che ringraziamo per essere qui con noi a seguire la nostra trasmissione consueta del venerdì. Vogliamo andare con qualche grafica, vediamo un attimino di capire. Allora, dopo che abbiamo presentato per sommi capi, e lo ha fatto anche Mimmo Toscano, il match di domani, andiamo a vedere le probabili formazioni a questo punto. Sì. Le grafiche sono sempre curate dal nostro Salvo Ferrigno. Ecco qua, partiamo con la Juventus Next Generation, Partiamo col Catania, naturalmente, proprio, sì. Partiamo col Catania, come detto
il modulo è sempre lo stesso, no? Questo sì. 3-4-2-1 con Betters in porta, linea difensiva a 3 con Gherardi, Di Gennaro e Castellini. Qui ci potrebbe essere un'alternativa su appunto la scelta poi che farà Toscano di sì, confermare piuttosto... Castellini in quel ruolo o avanzarlo a centro, come esterno di centrocampo. In quel caso è pronto Quaini, anche lui è subentrato, no? Lunedì a Darmanforte ha mostrato le sue qualità che già avevamo imparato a conoscere. Durante la gara contro il Sorrento avevamo già visto una bella... No, scusa, con il Sorrento in Coppa, forse in Coppa. In Coppa, sì. Belle prestazioni di Quaini, sì, infatti. Poi a centrocampo confermato Guglielmotti, in questo caso dall'altra parte confermato anche Anastasio, ma poi c'è il ballottaggio, come dicevamo poco fa, come hai detto tu, con Lunetta, che potrebbe quindi... rientrare nel suo ruolo naturale, o eventualmente con l'avanzata di Castellini. Al centro invece Di Tacchio e Sturaro, attenzione però perché in ballottaggio con Sturaro potrebbe esserci c'è uno De Rose. Scalpitante De Rose, no? Che sì. E che questa il potrebbe pupillo essere pupillo del mister praticamente. Questa potrebbe essere pure un'alternativa, sì. Uno per dare a De Rose la possibilità di, altro di minutaggio. Avere minutaggio sulle gambe, l'altro magari di fare riposare un attimino Sturaro, anche se mi pare improbabile. Sturaro contro la Juventus, un vero leader sei stato, vuol giocare, questo, cioè, su questo non ci piove, vedi se non gioca contro la sua ex, appunto, ok che è una seconda squadra, però sì però sai giocare contro la, sempre bianconero è quello, sempre di una zebra si tratta. Davanti confermati sulla tre quarti Carpani e Luperini, e poi lì le soluzioni potrebbero essere o la conferma di Lunetta come falso 9, o poi l'avanzamento di un trequartista che sarebbe Jimenez, oppure come avevamo ipotizzato anche noi Stoppa. Che ha mostrato, dicevamo, di avere anche numeri importanti. Forza sicuramente, abbiamo visto che era fresco alla fine del primo tempo, del secondo tempo. Abbiamo visto anche la capacità di inquadrare il campo, di lanciare il compagno. Di interagire con i compagni, sì, proteggere il pallone. Insomma, abbiamo visto che è un giocatore che potrebbe in qualche modo rilevarsi interessante. Magari non dal primo minuto, ma strada facendo, in corso d'opera. Bene, sì. Bene. Questa è la formazione, la probabile formazione. Sì. Del Catania. Sulla Juventus, vediamo un attimino se riesco a vedere. Ad inquadrare bene, anche allora, perché il bianco nero col bianco dei nomi non ci aiuta molto. Mi aiuti tu, perché io pure ho difficoltà. Direi Daffara portiere, giusto? Sì. Poi abbiamo, partendo lui dalla destra, nel schieramento praticamente a specchio rispetto a quello del Catania. Sì, no? Sì, è lo stesso. 3-4-2-1, quello scelto da. Esatto, da Montero, esatto. Non è Gaetano Auteri, perché sennò Gaetano Auteri dovrebbe fare l'allenatore di tutte le squadre avversarie. E Paolo Montero, vabbè. Infatti, semplicemente si è sbagliato il nome, non la foto. Sì, no, la foto è quella. Infatti. Allora abbiamo Stivanello, mi sembra, no? Stivanello, poi Scaglia e Felipe. Felipe con l'alternativa Citi. Di Citi. Sì. Ci sono praticamente, cosa vogliono dire quei cartellini rossi? Cosa sono quelle frecce? No, sono degli scambi, no? Sono delle alternative, sì, ballottaggi. Allora, in mediana abbiamo Comenzia, poi Palumbo, Peters e Kurig. Però anche qui ci sono una serie di alternative già... che possono essere funzionali. In questo caso vediamo un po' su due delle quattro scelte, quindi linea esterna destra c'è Mulazzi, che potrebbe in alternativa prendere il posto appunto di esterno destro, e poi dall'altra c'è il numero 20 che con la grafica noi ci dobbiamo aiutare. Però c'è il 28 Ouso anziché Peters che con la doppia E. Poi per Kudryk ci potrebbe essere Puczka. Ecco, in questo caso per esempio non c'è quella, è una dimenticanza, non c'è quella doppia freccia rossa. Sì, vabbè. Una dimenticanza. Davanti invece confermatissimo Angelè,
Guerra e davanti da Graca, che da Graca ormai da Graca è da tanti anni ormai che gira fra la primavera e l'Under 23, sì. Almeno da due anni, origini siciliane dal punto di vista, cioè dove è cresciuto, dove è nato calcisticamente, è stato in una delle scuole calcio di Palermo, non del Palermo ma di Palermo, ed è un profilo assai interessante, soprattutto con il fiuto del gol assai spiccato. Questa quindi la formazione, la probabile formazione. Ha giocato anche in coppia con Pecorino. Ha giocato anche in coppia con Pecorino, che conosciamo bene. Sì. Quindi questa è la formazione, insomma, ipotetica, ma probabilmente molto verosimile, che Montero schiererà domani contro il Catania. Ancora diciamo saluti da fuori, Salvo. Sì, una volta... L'arbitro dell'incontro sì. È il signor Grasso di Ariano Irpino. Assistenti sono Pizzoni di Frattamaggiore e Aletta di Avellino, il quarto ufficiale è il signor Gandino di Alessandria. Ha molto stupito questa terna arbitrale avellinese praticamente, no? Perché Ariano Irpino, tutto Irpino, praticamente sì, Avellino. Sì, no? sì. E evidentemente secondo me ci saranno fior di osservatori arbitrali, probabilmente questi signori sono indicati per una carriera rapida e quindi li portano ad affrontare situazioni difficili, no? Anche abbastanza. Secondo me ci sarà una verità di questo tipo. Ecco, perché bisogna capire veramente la freddezza dell'arbitro, questi sono i frangenti giusti. E, ancora saluti da fuori Catania e da Bari arrivano i saluti di Francesco Ardizzone, che salutiamo e abbracciamo. Grazie per essere qui con noi. Prossime grafiche, andiamo a rivedere il turno che ci compete questa settimana. Cominciamo dal turno. Assolutamente, questa volta meno spezzatino, perché sono due le giornate, si giocherà sabato e domenica, quindi non ci sono le partite di venerdì e lunedì, perché poi il tabellone risente anche degli impegni della nazionale, che evidentemente anche per esigenze televisive, quindi è chiaro che visto che la nazionale gioca proprio stasera, certo, si è deciso, così come in altre occasioni, giusto. Di non far giocare altre partite il venerdì sera, anche dei campionati minori, però questo è. Allora, si inizierà domani 18:30 con Picerno Casertana e Juventus Next Generation Catania, due sfide di altissimo interesse. Rango, sì. Tutte e due alle 18:30. Tutte e due alle 18:30. Poi alle 20:45, sempre domani, Crotone Trapani e Messina Taranto Turris Latina, mentre Turris, domenica, una situazione societaria difficilissima. Sì, il Latina in campo ha mostrato di essere una squadra abbastanza solida di categoria, anche se ha raccolto poco, due pareggi. Messina in casa potrebbe fare la differenza contro un Taranto che anch'esso ha subito in difficoltà, lo possiamo dire. Difficoltà, e c'è attesa per Crotone Trapani, perché il Trapani è una situazione che alla vigilia di questo inizio di campionato nessuno si aspettava. Infatti. Perché il Trapani è stato... Men che meno Antonini. E Antonini che sta vivendo una fase difficile, perché Trapani sta cercando il nuovo allenatore, per ora sono saltate alcune trattative, quindi se ne parlerà la settimana prossima, eventualmente a Trapani questa situazione si sta vivendo certo non al meglio, peraltro con una trasferta impegnativa come quella di Crotone. Proseguiamo. Andiamo alla domenica. Domenica, vai. Sì, Sorrento Altamura, Avellino Cerignola, quindi l'Avellino contro una delle due capoliste, qua deve darsi da fare, perché veramente è un ultimo treno, io direi, per l'Avellino. No? Sì, perché sennò l'Avellino rischia davvero... Davvero tanto. Benevento Potenza, Foggia Monopoli, derbissimo per quanto riguarda le pugliesi. Con un sorprendente Foggia. Con un Foggia che sta andando alla grande, e un'altra partita derbissimo che è Giuliano Cavese con la Giuliano, col Giuliano che... ormai si è ben consolidato in questo campionato di Serie C, anzi anche se abbiamo appena cominciato, voglio dire. E vediamo anche la classifica, probabilmente ci abbiamo anche la classifica, abbiamo ancora pochi minuti, quindi ne approfittiamo. Sì, eccola qua, coppia insolita al governo della classifica, abbiamo detto tanto, però, Picerno Cerignola. Sono due squadre radicate, toste.
un bel gruppone a 4 punti che consiste di Foggia, Potenza, Giugliano, Catania, Sorrento. Poi ancora un altro gruppo a 3 punti che consiste di Crotone, Monopoli, Juventus Next Gen, Cavese e Benevento. Unica, come dicevi prima tu, frutto dei due pareggi in Latina a 2 punti. Un solo punto per Casertana, Taranto, Messina, Avellino, Trapani, solitarie in coda alla classifica, lumicino di coda per Altamura e Turris. E vediamo che proprio nel gruppo delle penultime a un punto ci sono fior di nomi, no? Taranto, Messina, Avellino, sì, Trapani, Avellino soprattutto, così come Trapani, abbiamo detto, che partivano un po' con i favori del pronostico. Con altre sicuramente prospettive. Andiamo anche, probabilmente abbiamo ancora anche il prossimo turno, non ricordo. Sì, velocissimamente, anche l'altro turno, probabilmente anche un po' presto per vedere. Però ce l'abbiamo turno, bello disponibile, e già si riprende lo spezzatino, no, nel prossimo turno. No, sai perché l'abbiamo messo? Perché sì, poi in base ai risultati che matureranno in ci potrebbero questa seconda essere giornata, terza giornata, sì, la prossima sfida è una di quelle importanti, esatto, per il Catania, esatto, potrebbe già segnare Uno spartiacque, diciamo. Ma, più o meno, cioè, più o meno. Ancora è troppo presto. Ma dare delle indicazioni, o quantomeno rientrare in quella frase che mi ha colpito di mister Toscano, che ha detto: non dobbiamo essere figli di un risultato, ma di un processo di miglioramento. E questo potrebbe rientrare benissimo nella tua ipotesi. Perché poi vedete, no? Catania Picerno e Cerignola Giuliano potrebbero essere già delle partite indicative. Quindi per questo, no, siamo andati un po' oltre, magari per capire se poi la classifica lì già potrà dare delle indicazioni di massima. Sì, sì. Tutto questo per dire che lo scorso anno tutti all'inizio facevamo un discorso di questo genere con lo Juve Stabia. Ah, lo Juve Stabia è partita, vabbè, sulle ali dell'entusiasmo. Il fatto è che se parti bene sei quasi a tre quarti dell'opera in un campionato come questo, avvincente, con degli scontri diretti praticamente subito. Certo. È la storia un po' del girone C, no, che si ripete. Spesso le squadre che partono bene, con piede giusto. L'effetto fionda ecco, che poi, perché nel campionato di Serie C è difficile recuperare strada facendo. Giusto, giusto. E diventa difficoltoso mantenere invece un certo passo, concedendosi magari qualche... ogni tanto una pausa così, non drammatica. No? Però ti consente di gestire, ecco, sì, per questo sono delle partite molto indicative. Andiamo avanti, Vincenzo. Io allora, sì, la leggiamo tutta, sì. Dunque, venerdì Potenza Sorrento e Taranto Trapani. Si riprende lo spezzatino. Sì. Sabato Crotone, Messina, Monopoli, Juventus, Next Generation, Casertana, Turris, Catania, Picerno. Domenica Cerignola, Giuliano, Cavese, Avellino, Altamura, Benevento, per gradire lunedì un Latina Foggia, così dice non facciamo male a nessuno. Io saluto Giovanni Marra che mi chiede quale risultato suggerisci per domani a Biella. Ah, ve lo devo dire io il risultato del cugino. E però potresti anche vincerlo. E potrei vincerlo, sì, ho testimoni. Possiamo ecco candidare. Qua, ecco qua il campo di Biella, lucido e tirato a nuovo. Mai visto un campo così lucido? No, assolutamente. Tu, salvo che ne hai girati tanti. No, ma anche avveniristico poi a vederlo. Sembra un qualcosa, un film di fantascienza, di quelli Star Trek, una cosa del genere. E allora, caro Giovanni, io confido in una ancora l'ennesima buonissima performance della difesa, aiutato da un centrocampo importante. E quindi 0 gol per noi. E mi accontento di uno 0-1 per noi. Io dico vittoria per noi per 1-0, perché la Juventus ha delle problematiche in difesa, ne abbiamo parlato prima. Quindi sì, anche il se gol davanti sono dei mostri. Fa paura. E per questo dico, confido nella riproposizione di questa signor difesa con un Di Gennaro armadio e a centrocampo un Ditacchio che lo emula in maniera assoluta, anzi forse è ancora più armadio di lui. Quindi con queste due pedine, quella al centro, Ditacchio in centrocampo, ma io sicuramente ce ne sono per tutti. 1-0 per carriera, aggiungerei anche lo Sturaro, visto contro anche lo Sturaro che ha preso che ha recuperato, ma avete visto come lo hanno assassinato di colpi, cioè sì, era l'obiettivo.
era l'obiettivo perché memori di un vecchio Sturaro, no? Sì, sì. Beh, dice, gli facciamo male e lui sarà costretto a uscire. Invece ha mostrato di avere invece, gamba, devo dire, fisico non e solo, tenace, e mente, perché non ha mai cingeschiato una volta, non ha mai piagnucolato sul fatto di aver subito fallo, si è immediatamente rialzato, si è immediatamente rimesso a disposizione della squadra. Veramente uno Sturaro, ma ne abbiamo parlato. Quindi questa doppia barriera potrebbe essere l'arma vincente del Catania. Io dico di sì, io dico un 1-0 per il Catania. Che ne dici, Salvo? Si può sperare? Sì, sì, io sottoscrivo. Certo, lì davanti però attenzione a quei tre che sono davvero... certo, una formazione... Sono giovani ma molto esperti, sì, sì, lì davanti. Tutto quel da Graca è veramente un killer. Sì, sì, ma anche Graca Papadopoulos, killer, attenzione, perché... Sì, sì, sì. Vedono la porta. Perché ormai da Graca è ormai è sulla linea dell'Under 23 sicuramente, perché lui mi sembra che sia un 2001. Te lo dico subito. Pecorino sono, 2001, sono, lui è 2000 se non ricordo. Mi sono preparato. Lui è 2000, quindi addirittura è oltre la linea dell'Under 23, è uno dei 5 fuori quota, se non ricordo male. Sì. Tu stai andando a cercare, noi ora magari lo diciamo con certezza. Sto andando a cercare. Nel frattempo io rispondo a Graziano Villardita. Allora, da Graca è 2002. Ah, 2002, era più giovane. Primo maggio 2002. Quindi è nella linea dell'Under 23, perfettamente, sì, allocato, sì, nella linea dell'Under 23, quindi ancora diciamo fra i giovani putativi, anche se ha fatto parecchie apparizioni in prima squadra. A Villardita... E anche lei, seconda punta, sì, attenzione, sì, perché sì, è un 2005, sì, ha 19 anni, sì, quindi sì, sì, vedete che poi... No? Sì, avanti, sì, sì, dobbiamo, sì, fare i conti con gente che ha gamba. Che ha gamba. Graziano, ti rispondo che al momento non ho potuto cominciare con Pianeta Catania per motivi miei di orari, di problemi che non ho potuto gestire. Siamo e a Lorenzo Russo, sì, saluto Lorenzo Russo. Se i giocatori mantengono la prestazione fisica anche nel secondo tempo, vinceremo 2-0. Questa è la previsione. Di Lorenzo. E allora abbiamo già due pronostici, teniamo per buoni, poi ci ricorderemo. Uno mio, non mi prendete a schiaffone. Domani ce lo ricorderemo. A proposito di domani, appuntamento alle 18, quindi per seguire live le fasi più importanti con della il partita. Commento live, sì. Prepartita, partita e soprattutto post partita. Vedete la grafica, no? Che vi ricorda l'appuntamento su Globus Television. Partenza alle ore 18. Attenzione. Alle 18, studio stadio live. Da Biella, dallo stadio Pozzo, eccola qua la Biella, ma ormai vabbè, abbiamo capito. Rimandate il cartello, dallo stadio Pozzo La Marmora di Biella ci saranno due importanti colleghi, sì, che sono Ancona e Bianchini, come sì, ricorda una cosa stile vecchia Rai, no? Ancona e Bianchini. In studio invece domani ci sarà il direttore ed edito Renzo Stroscio, ci sarà il nostro amico Alfio Di Stefano e il sottoscritto. E tu, caro Salvo, abbiamo detto tutto, mi pare che dobbiamo solo invitarvi a seguirci al Catania che faccia una buona partita, poi naturalmente lunedì ci sarà Calcionate i commenti in Casa Rossazzurra. Quindi domani appuntamento alle 18, studio stadio live, non dimenticate di posizionarvi sui canali che ben conoscete o sugli streaming che vi siano più comodi. È tutto per stasera, per oggi pomeriggio. Domani da Biella. Domani da Biella, ancora non te lo dimenticare, regia. Biella portato al lucido. Grazie a tutti, possiamo andare con la sigla. Grazie Salvo. Ciao Vincenzo. Grazie a tutti. Grazie da Vincenzo La Corte. Questo programma è stato offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.